Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera su F1 2020. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio di Russia della stagione 1, quella che vedete in sovrappressione nella classifica di campionato, che dopo un incredibile Gran Premio di Singapore, che ci ha visto arrivare in quinta posizione, ci vede in 17esima posizione di campionato, addirittura a quota 16 punti, un punteggio che non avrei mai poi mai pensato di riuscire a raggiungere già nella stagione 1, e considerando anche che abbiamo la macchina più lenta in griglia. E a tal proposito andiamo un po' a vedere quelli che sono gli sviluppi portati dalle varie macchine. Purtroppo a noi ancora non è arrivato niente perché abbiamo in programma, come vedete, due upgrade importanti che arriveranno fra ancora un po' di tempo. Sì, della verità per questa gara qui nessuno quasi si è migliorato, solamente la Mercedes, le altre squadre sono rimaste tutte quasi ferme, a parte la Renault che mi sa che ha superato l'Alfa Tauri. Noi comunque abbiamo, come detto, questi due upgrade importanti in produzione, ma abbiamo 1314 punti di sviluppo che possiamo andare a spendere per questo upgrade di riduzione peso, un upgrade importante che ci farebbe fare un bel salto in avanti e che dovrebbe arrivare, se non salvo guasti, dovrebbe arrivare dopo il GP degli Stati Uniti. E quindi lo andiamo subito a sviluppare. Ok, inizia il primo tentativo e ultimo e unico qui nel Q1, un Q1 bagnato con la pista che si sta asciugando proprio in questo momento. Non è ancora completamente asciutta la pista, quindi più tardi si fa il giro e meglio è, perché ti ritrovi su pista più asciutta. Una situazione simile a quella che si è verificata nella scorsa gara a Singapore, e io sono lì lì per arrivare a non prendere bandiera alla fine di questo giro e quindi avere la possibilità poi di farne un secondo di giro. Quindi devo cercare in tutti i modi di essere il più veloce possibile per poter fare poi un altro giro su pista più asciutta di come è adesso. Certo è che se state vedendo questo giro significa che in un modo o nell'altro il giro migliore che ho fatto è stato questo, quindi non mi sono riuscito a migliorare. Una Racing Point lì davanti, sto anche tenendo abbastanza bene il suo ritmo. 30 secondi, è difficile riuscire a non prendere bandiera. Forse magari ce la fa la Racing Point davanti a me, ma non ce la faccio io perché siamo proprio al millesimo proprio. Dieci, nove. Attenzione, qui un errorino. Due, uno. No, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Ho preso. Ah, però sono decimo. Però sono decimo. Vabbè, chiaramente perché neanche altri. Gli altri piloti hanno preso. Cioè, se non l'ho preso. Chiaro, ci sono dei piloti che sono proprio rimasti ai box. Rifiutandosi proprio di fare il tentativo. E quindi sono dentro, ho cercato di guadagnare il più possibile nelle ultimissime curve per non prendere bandiera e poter fare un altro giro. Quindi fra me e me ho pensato non me ne frega niente se faccio taglio in questo giro perché poi ne faccio un altro, e invece non sono riuscito a farne un altro e ho guadagnato un pochino facendo quel taglio andando oltre i limiti della pista nelle ultime due curve. Però io sono decimo a 2 secondi e 4 dalla miglior prestazione. Eliminato Norris a 3 secondi, non ho guadagnato 6 decimi facendo quel taglio alla penultima curva, quindi mi sento di dire che la mia qualificazione comunque è legittima. Eliminati quindi Norris, Ocon, Raikkonen, Mick Schumacher comunque 20esimo, bene, ha evitato l'ultimo posto, si è messo dietro due piloti con una macchina migliore. Giovinazzi 21esimo e Kvyat ultimo a 5 secondi e 6. Kvyat evidentemente non è riuscito a fare un giro su pista asciutta dentro le due Williams, perché chiaramente sono stati eliminati piloti che non dovevano essere eliminati, ovvero Norris Ocon e appunto Daniil Kvyat, proprio il russo, pilota di casa, e si qualifica proprio come peggio non avrebbe potuto. Ultimo tentativo qui nel Q2, sono 13esimo davanti alle due Haas e c'è una Williams davanti a me che potrebbe farmi un po' da potrebbe regalarmi un po' di scia. Quella di Russell che è persino davanti a me, addirittura 11esimo Russell, con la seconda macchina peggiore, George Russell sta sfiorando il Q3 addirittura. Quindi comunque c'è, cioè, la difficoltà non è che la tengo troppo bassa, perché Russell ha una macchina che va più o meno quanto la mia e mi è davanti, quindi vuol dire che la difficoltà è giusta. La difficoltà 102 per la qualifica è giusta.
Occhio, mi sembra di essere un pelo più veloce di Russell in questo giro. Qui magari potrebbe anche darmi qualche millesimo per merito della scia. Qualcosina me lo dà, vedi, 163, 164, sì, quasi niente, quasi niente. Forse più dal punto di vista psicologico mi sta aiutando, piuttosto che dal punto di vista proprio della scia. Però la sensazione è che rispetto all'inizio del giro mi sono avvicinato a lui. Quindi sto per ottenere un tempo migliore del suo. Finito il tempo intanto. Ah, un po' lungo qui, spalanchiamo il gas. Mi sono migliorato? Ma si sono migliorati anche gli altri perché sono solamente quindicesimo. Beh, comunque, un'ottima posizione lo stesso, per carità. Beh dai, il Q3 era impossibile perché per il Q3 avrei dovuto migliorarmi di un secondo, però mi bastava migliorarmi di 2 decimi scarsi e già sarei partito 3 posizioni più avanti, quindi le mie prestazioni sono state comunque ottime rispetto al potenziale, alla competitività della mia macchina. Ancora meglio ha fatto Russell che con una macchina praticamente uguale alla mia ha fatto ancora meglio qualificandosi ben 2 posizioni più avanti rispetto a me. E devo sperare che non arrivi nei punti perché la Williams comunque è in lotta. Con la mia Coyote Motorsport, eliminati insieme Stroll, Grosjean, Russell, Magnussen, poi io e Nicolas Latifi. Come sempre, fra qualifica e gara, vado a alzare la difficoltà da 102 a 107. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Oh, finalmente Hamilton Hamilton in pole position. Finalmente Hamilton ha battuto Bottas, seppur di solo 6 millesimi. Non ne potevo più di vedere sempre Bottas davanti a Hamilton, che cavolo. Stroll decimo, quindi c'è una penalità, perché si era qualificato un infatti tredicesimo, anche 2 penalità. Quindi ecco Magnussen e Albon. E sì, ci mancava anche Schumacher, ci mancava, una volta che si qualifica bene, ci mancava solo lui. Strategia di gara, secondo gioco la tattica 1 sosta e quelle 2 soste si equivalgono quasi, ci sono solamente 4 secondi di differenza a favore della tattica 1 sola sosta, che è proprio quella che andrò a fare. Partirò con le soft, farò 23 giri con le soft e poi i restanti 30 con le gomme medie. Molto bene, quindi tutto pronto per la partenza del Gran Premio di Russia, si accendono i semafori che si spengono adesso. Uno scatto discreto, importante qui prendere subito la traiettoria interna. Evitare che qualcuno si metta all'interno perché ho più possibilità di tirare la staccata e di guadagnare posizione in frenata. Devo stare attento però, c'è anche una McLaren qui che ha tirato la staccata e c'è stato anche il contatto, però penso fianco contro fianco, fiancata contro fiancata, non ci sono stati danni, immagino, né per me né per la macchina con cui mi sono toccato, sono comunque decimo addirittura. Ho guadagnato fino alla zona punti, incredibile. Adesso vediamo se avrò il passo, non penso, in teoria no, però vediamo se riuscirò a mantenere questa posizione ed eventualmente per quanto. Ho il vantaggio di avere motore e turbo completamente nuovi, intanto mi passa già la Racing Point, invece no perché resisto. E mi tengo dietro Lance Stroll, vedete qui ho il motore praticamente nuovo al 3% di usura. Il turbo è al 40, quindi comunque dai, è ancora abbastanza nel pieno della sua efficienza e questo dovrebbe darmi un discreto vantaggio. Vediamo anche qui la partenza dalla prospettiva dei leader dei battistrada con Hamilton primo e Bottas secondo, si spengono i semafori, via, partiti. Partiti con Hamilton che parte bene, Bottas prova a mettersi in scia, ma la scia se la prenota Verstappen. La scia di Hamilton, vediamo ancora fianco a fianco lì Bottas e Verstappen con lì dietro Vettel che cerca di perseguire Perez. Verstappen attacca Bottas con Valtteri Bottas che subisce forse il sorpasso. Vediamo se riesce a rimanere lì attaccato, qui affiancato lungo questa curva lunghissima. Valtteri Bottas adesso si troverebbe, se riesce a tenere, sì, in favore di traiettoria all'interno e si riprende di prepotenza Bottas il secondo posto, mentre Hamilton ha già preso un vantaggio di tutta sicurezza. DRS abilitato, io il DRS non ce l'ho, Lance Stroll ce l'ha e quindi chiaramente mi passa. Adesso spero di non perdere a mia volta DRS su di lui. Spero di tenerlo almeno per qualche giro. Cosa che in teoria potrei riuscire a fare perché non è che abbia perso poi tanto dai piloti lì davanti. Quindi ce l'ho il passo in questa gara. C'ho un buon passo. Certo che è strano, cioè sono a livello di difficoltà 106, cioè 107, non 70, 107.
con la macchina più lenta in griglia riesco quasi a stare al passo con macchine che dovrebbero darmi un secondo al giro. E mi sembra un po' strano, qui la difficoltà rispetto a F1 2019 si è abbassata tantissimo. È molto molto più facile. Su F1 2019 ho sempre giocato col livello 102 sia in qualifica che in gara e non mi è mai saltato per la testa di alzare il livello di difficoltà perché non ho mai sentito il bisogno. Poi invece su certe piste veramente ci dovrebbe essere il livello 110 proprio, e su altre piste come il Canada non basterebbe neanche il 110, ci vorrebbe un livello ancora più alto del 110. E poi su altre piste come a Silverstone ci vorrebbe il livello 90, perché a Silverstone sono fortissimi i piloti della IA. Quindi IA tarata male, di pista in pista bisognerebbe andare a regolare il livello di difficoltà di pista in pista, solo che almeno nella stagione 1 non lo so il livello reale dei piloti avversari. Quindi io corro 107 e poi scopro se era troppo alto o troppo basso. Eventuali aggiustamenti li farò eventualmente la stagione 2. E vediamo che forse Gasly è una preda un po' più vulnerabile rispetto a Lance Stroll. Gasly non ha neanche il DRS, non ha neanche il DRS sul canadese, quindi posso attaccarlo qui in rettilineo. Lo passo ancora prima quasi della staccata. E mi prendo quindi la zona punti, sono ritornato a essere decimo. Incredibile, adesso ho pochi millesimi da recuperare su Stroll per avere il DRS su di lui. Qui vabbè taglio, ma vabbè, me ne posso giocare due. Due tagli li posso fare senza prendere penalità. Direi che è il momento giusto per giocarmeli. Cioè giocarmeli, non è che l'ho fatto apposta, però insomma, diciamo che non sono stato particolarmente attento. Non è che ho tagliato la pista apposta. Oh, attenzione! Attenzione, sono esploso! Sono esploso sul salsicciotto. Che rischio! E ho perso DRS ovviamente adesso. Sì, vediamo qui, ho chiuso un po' troppo presto la curva, mamma mia. Mamma mia, che fortuna che non sono finito contro il muro. Mi vedo costretto ad anticipare la mia sosta di un paio di giri perché stavo perdendo veramente troppo. Stavo girando oltre 2 secondi più lento rispetto a come giravo quando avevo scia DRS. Non potevo permettermi di perdere così tanto. E poi c'era anche un po' di degrado delle gomme, iniziavano a perdere aderenza, soprattutto le posteriori in uscita di curva. Adesso quindi sono in 15ª posizione, chiaramente ho perso rispetto ai piloti che si sono fermati prima. Però vedete che molti dei piloti che si sono fermati prima hanno montato un altro set di morbide e quindi sono su 2 soste. E attenzione, vicino adesso George Russell che mi va ad attaccare. E lui ha gomme morbide nuove montate da tipo 3 giri. E ci sta che mi vada a superare, come dico sempre quando subisco un sorpasso, spero che di riuscire a tenergli, a restargli vicino e avere il DRS nei suoi confronti, perché senza DRS scia sto veramente girando molto 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 più lento di come giravo inizio gara. E sì, l'unica cosa che mi consentiva con una macchina nettamente inferiore di tenere testa a piloti con macchine più forti era appunto avere su di loro scia e DRS. Adesso spero di averla su Russell almeno per un po'. Attenzione, un errore quasi testa coda. Non so come ho fatto, anzi lo so come ho fatto a evitare testa coda, che questo gioco è un arcade, basta controsterzare e in automatico riprendi il controllo. E adesso mi attacca, cioè mi ha superato Russell, mi attacca anche Kimi Raikkonen, Russell Kvyat, mi attacca anche Kimi Raikkonen, vediamo se riesco a tenere la posizione sul finlandese, lo largo in maniera poco ortodossa, ma riesco a tenerlo dietro, solo che ho perso il DRS sicuramente anche su Kvyat. Peccato, questa non ci voleva proprio, un brutto errore. E allora, piano B, Kimi Raikkonen, passa pure. Non potendo avere il DRS su Kvyat e su Russell, vado a scroccare quello di Kimi, mi faccio passare e vado a scrocco con lui. L'unica cosa che posso fare. Alla fine della gara saremo penalizzati. Attenzione, ma era taglio questo? Ma era taglio questo? Vabbè dai, qualche altro taglio magari che non mi è stato contato l'ho fatto, dai, in questa gara diciamo a onore del vero che è successo più di una volta che sono andato un po' oltre i limiti della pista, anche in questa curva qui magari andavo un pochino largo, arrivando lungo, dai, ci sta il taglio. Questo magari non era taglio, questo che mi ha penalizzato adesso, però magari in altre occasioni invece sì.
perché qui è difficile andare a chiudere le curve, soprattutto in questa curva qui. Qui c'è il sole, non lo vedi dov'è la curva. Vabbè, adesso c'ho il pilota davanti che mi aiuta a fare, mi aiuta come riferimento, però normalmente se non hai un pilota davanti, con il sole proprio lì di fronte, fai fatica a capire dov'è che devi chiudere la curva. E a volte capita di chiuderla troppo presto e di andare quindi troppo dentro, beccando taglio. Comunque sì, vabbè, tanto il gioco è stupido, il gioco è buggato, la penalità non la conta. Arrivi a fine gara e i secondi di penalità non ti vengono contati. Bandiera gialla Kimi. Ritiro per Kimi. Eccolo qui, Kimi Raikkonen che si ritira, mi fa perdere un po' di tempo, è peccato. Che sfiga, che sfiga. Proprio il pilota che mi stava dando DRS. Su 22 piloti che ci sono in pista, si deve ritirare proprio il pilota che mi stava dando DRS. E Virtual Safety Car adesso mi fa risparmiare un po' di carburante. Avrei preferito... Anche Gasly. Anche Albon, cosa fa? Anche Ra... Cosa fa? Cos'è? Attenzione, oh, ma cosa è successo? Ma cosa è successo? Il replay non arriva così indietro da mostrare il motivo per cui Albon ha colpito Kimi, ma è un incidente incredibile. Evidentemente Albon ha colpito Kimi e... si è intraversato ed è stato colpito a sua volta da Gasly e poi è morto Albon perché è diventato un fantasma, sarà morto, non so. E allora adesso mi aspetterei di vedere la Virtual Safety Car tramutata in una safety car vera e propria, vero? No? Cosa fa? Ma come termina Virtual Safety Car? C'è stato un apocalisse! C'è stato un cacchio di apocalisse, come può... Ma io non ho parole. Ma io non ho parole, ma questo gioco è una cacchio di beta, ma... cioè, io lo dico ogni puntata che questo gioco è una cacchio di beta. Scusa, ma... c'è la Virtual per Raikkonen che si stava fermando, ma se poi c'è stato un apocalisse, com'è possibile che non è stata messa la safety car vera e propria? Come cavolo è possibile una cosa del genere? Io non ho parole. Io non ho parole. Questo gioco è una beta. È uscito da mezzo anno ormai ed è una beta. Fra un po' c'è già 2021, e c'è già F1 2021... E F1 2020 ancora non è uscito dalla beta. Sì, fra l'altro c'è la minimappa lì, c'è ancora la macchina di Raikkonen in pista. Hanno tolto la Virtual Safety Car con la macchina di Raikkonen ancora in pista, le bandiere gialle lì in quel punto. Ma cioè, ma è senza un senso questo gioco, ma completamente. Ma attenzione che sono andati in box anche altri piloti, fra quelli su due soste. E sono nono. Attenzione, perché io sono nono e non ho altre soste da fare. Quindi mi devono passare in pista. Devono passare in pista gli avversari se vogogliono la zona punti. Io la penalità neanche la conto, perché il gioco è buggato. La penalità di 3 secondi a fine gara non mi viene comunque contata, perché il gioco è ancora in fase beta, evidentemente. Ma il problema è che non ho speranza assolutamente di tenere la posizione, perché questi piloti hanno gomme medie nuove appena montate. Oltre a una macchina superiore hanno anche gomme appena montate, quindi non ho nessuna speranza di tenerli dietro. C'è adesso Carlos Sainz che attacca e passa, e forse la speranza potrebbe essere quella di cercare di tenere il DRS su Carlos, e usando il DRS su Carlos mi difendo dagli altri. Ma il problema è che il DRS su Carlos non lo tengo, perché lui sarà molto più veloce di me adesso. All'attacco Norris all'esterno, gli concedo appunto all'esterno, se lo prende, ma lo chiudo, lo largo in uscita in maniera molto cattiva. Oh ragazzi, ci sono i punti in palio qua, se mi passa Norris è finita, quindi devo cercare di difendere a tutti i costi la mia decima posizione. Molto vicino qui Lando Norris, 40 millesimi, adesso mi passa senza nessun problema e mi toglie la zona punti purtroppo. Mi attacca e mi supera anche Esteban Ocon, anche lui chiaramente gomme molto più nuove delle mie, oltre che macchina molto più veloce della mia. E niente, purtroppo c'ho il cuore in pace, non c'era niente che potessi fare per difendermi da questi piloti. Anzi, sono andato anche, cioè comunque sia, sono andato anche molto oltre quelle che sarebbero le potenzialità della mia macchina. Arriva anche Grosjean a sopravanzarmi, il pilota francese della Haas mi relega quindi in tredicesima posizione. Ho perso una marcia, mi sa che si è andata via la quarta. Abbiamo quinta e terza, sì.
Sta iniziando a fare i capricci anche il cambio. E ho perso il DRS. E ho perso il DRS per colpa del cambio. Adesso arriva chiaramente anche Kvyat, mi supera. E vabbè, devo stare attento adesso in scalata. Perché se scalo pensando che c'è la quarta, quando la quarta non c'è, rischio di far bloccare l'asse posteriore e partirmene via in testa coda. E qui sono vicino a Romain Grosjean, lo potrò superare molto probabilmente. Chiaramente lui non ha DRS, non ha scia di nessuno lì davanti, quindi sorpasso piuttosto facile. E almeno quindi speriamo di poterci a casa a questo 13° posto. Tanto lì le due Mercedes sono in lotta, fra poco ci doppiano, sono in lotta per la vittoria, perché sono vicinissimi i due piloti Mercedes. Adesso Grosjean mi riattacca e mi risupera senza problemi, chiaramente ha più velocità in rettilineo, io spero di passarlo al rettilineo del traguardo. Ecco che arrivano i due della Mercedes, li lascio passare senza... Attenzione Bottas! È passato Bottas! Prima c'era Hamilton in testa. Valtteri Bottas ha ripreso Hamilton e l'ho passato proprio agli ultimi giri. Forse proprio in questo giro. Ha fatto siglare anche il giro record da Valtteri Bottas. È l'ultimo giro questo per le due Mercedes. E guardate quanto perde Hamilton. Ma come mai perde così tanto Lewis? Ha qualche problema? Che va così piano in rettilineo. Attenzione, c'è adesso anche il doppiaggio ai danni di Grosjean da effettuare. Grosjean ha fatto passare Bottas, ma adesso tiene dietro Hamilton. Gli fa da tappo e lo intralcia e gli sta facendo perdere la gara. Gli sta facendo perdere la gara. Qui sono stato molto più corretto io rispetto a Romain in fase di doppiaggio. Romain è poi stupido perché va anche a rallentare più del necessario. Ha ostacolato Hamilton tenendolo dietro, facendogli perdere una marea di tempo, e poi ha anche perso terreno su di me. Intanto come collisione con Grosjean? Cosa stai dicendo? Vediamo qui se c'è stata collisione. Non mi sembra, Vediamo qui Grosjean, forse lo chiudo. No! No! Dov'è la collisione? Scusa! Ma scusa, ma è ubriaco sto gioco? E niente, quindi qua su F1 2020 abbiamo un super Valtteri Bottas che addirittura si permette di recuperare e di superare Hamilton a tipo due giri dalla fine. Senza nessun problema. Bottas qui l'hanno fatto forte come un dio praticamente. E vediamo anche se mi dà la penalità, perché io ho un secondo di vantaggio su Grosjean, ma ne ho tre di penalità. Anzi, 6 addirittura di penalità. Voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere. Mi segna 13°. Mi segna comunque davanti a Grosjean. Quindi, cioè, non le conta le penalità al gioco. Non le conta. Non le conta. Valtteri Bottas quindi vince il Gran Premio di Russia, andando a superare Hamilton proprio a tipo due giri dalla bandiera a scacchi. L'abbiamo visto quasi in diretta il sorpasso. Bottas mi sa che ha superato Hamilton proprio pochissime curve prima di che loro due arrivassero a doppiarmi, proprio nel rettilineo del DRS, proprio due curve prima di effettuare il doppiaggio ai miei danni. Hamilton sì, forse avrebbe potuto avere l'occasione di ripassare Bottas nell'ultimo giro, ma Grosjean doppiato ha deciso che doveva vincere Bottas e quindi gli ha fatto perdere una marea di tempo. E lui si è dovuto accontentare del secondo posto. Podio completato da Max Verstappen con Leclerc quarto. Poi abbiamo Perez quinto, è autore anche del giro record. Poi abbiamo Vettel, Stroll, Sainz, Ricciardo e Ocon in zona punti. Quella che potrebbe essere una classifica finale di gara proprio plausibile. Potrebbe essere proprio una classifica realistica per quanto riguarda quella che sarà la stagione 2021. Mettendo chiaramente Alonso al posto di Ricciardo, cioè invertendo chiaramente i piloti sulla base delle squadre per cui correranno nel 2021. Però insomma, vedere due Mercedes prima e seconda, una Red Bull terza, le Ferrari quarta e sesta, cioè può essere un risultato anche plausibile in ottica 2021. Poi fuori dai punti di Norris, Kvyat e io classificato davanti a Grosjean, quindi inutile che mi dici che ho preso due penalità e sei secondi, perché non me le conti le penalità. Sono finito un secondo davanti a Grosjean e sono ancora davanti dopo sei secondi di penalità. Incredibile, fanno le patch, ma i problemi non li risolvono, ne aggiungono soltanto altri, come ho fatto vedere nel video relativo alla patch della Formula 2 2020. Hanno aggiunto una marea di problemi, ma non ne hanno risolto uno. Tutti i problemi che ha questo gioco non ne hanno risolto uno. Non è possibile, non è veramente possibile una cosa del genere. Vabbè, comunque sì, 13°, sono comunque fuori dai punti.
insomma, tredicesimo, quattordicesimo non sarebbe cambiato niente. Poi abbiamo Giovinazzi, quindicesimo, il mio rivale che ho battuto e quindi riceverò il relativo compenso da parte degli sponsor. Poi abbiamo Russell, Latifi, Mick Schumacher, diciottesimo, non benissimo, non benissimo. Dietro Latifi, davanti comunque Magnussen che ha fatto un pit in più perché ha rotolato al primo giro. Però insomma manca ancora una zampata, ecco, da parte di Mick. Ancora mi sa che il diciottesimo è il suo miglior risultato in carriera fino a questo momento, ne aveva ottenuto un altro qualche gara fa. Matsushita qualche zampatina a inizio stagione l'aveva fatta, Mick purtroppo ancora troppo anonimo. E poi sì, ritirati quelli autori di quella carneficina incredibile, Raikkonen per guasto tecnico e poi Gasly perché ha silurato Raikkonen e Albon perché ha silurato Gasly che si era intraversato dopo aver silurato Raikkonen. Un'apocalisse in pista. Virtual Safety Car, cioè pezzi disseminati, saranno anche morti degli spettatori, magari gli saranno arrivati dei pezzi. Virtual, chiaramente virtual, perché con tre macchine disintegrate in mezzo alla pista, lungo il rettilineo principale, basta e avanza la virtual. Certo. Ottimo lavoro Codemasters, mi stupisce sempre la Codemasters, purtroppo in negativo, quasi mai in positivo. Campionato piloti abbiamo Hamilton che ha 37 punti di vantaggio su Bottas, quindi campionato ancora aperto. Se Bottas conferma questo rendimento qui, 37 punti si potrebbero anche recuperare. Non si possono recuperare chiaramente i 120 punti di Verstappen, i 152 di Vettel. Tutto abbastanza invariato nelle posizioni di rincalzo, con i due piloti Racing Point che superano Ricciardo in classifica, invariato anche nelle ultime posizioni. Io resto sempre 17esimo in campionato a quota 16 punti, sempre a un punticino da Romain Grosjean e Mick Schumacher resta sempre ultimo a quota 0 punti. Campionato costruttori, la Mercedes è già campione del mondo, costruttori anche matematicamente, ha vinto matematicamente già a Singapore, la Ferrari seconda con la Red Bull terza staccata veramente di pochissimo, quindi c'è grande lotta per la piazza d'onore nel campionato costruttori, poi via tutti gli altri, noi siamo sempre in nona posizione a quota 16 punti con 3 punti di vantaggio sull'Alfa. Che non so perché viene segnato con la freccina su, come se avesse superato la Williams in questa gara, cosa che non è vera, l'ha già superata a Singapore. Boh, non capisco, vabbè, comunque sia. Cambia poco, insomma, la situazione nei costruttori è questa, abbiamo 3 punti sull'Alfa da cercare di tenere fino alla fine. Pagamento degli sponsor. Cosa fa? Ricevo anche il premio della Sunbelt, completa una gara pulita. Ma con tutte le penalità che mi sono preso, com'è possibile che abbia fatto una gara pulita? E Mick, t'ho visto che hai fatto danni, t'ho visto che hai fatto 27.000 dollari di danni, eh? Pensi che io non ti vedo? Pianificazione attività, abbiamo veramente delle attività fantastiche per questa settimana, perché abbiamo questo evento finanziato dal team in casa che dà il 5% di morale a tutti i reparti di ricerca e sviluppo e abbiamo, questa è la prima volta che lo vedo, il sollevamento pesi del secondo pilota che gli aumenta il ritmo addirittura, che penso sia la statistica più importante perché il ritmo è proprio la statistica che esprime la velocità pura del pilota. E quindi assolutamente andiamo a dare un punto ritmo. Una Fiat ritmo al nostro compagno di squadra Mick Schumacher e poi con altri 4 giorni che mancano facciamo questa pubblicità sponsor che ci dà 20.000 dollari e 250 punti fama e anche uno spot promozione pilota che mi dà 100 punti fama a me, immagino, come pilota. Con gli sponsor che abbiamo guadagnato nelle ultime gare, con le prestazioni ottime ottenute nelle ultime gare, siamo arrivati a oltre 12 milioni e mezzo di budget e direi che possiamo spenderne due. Per questo upgrade del reparto telaio che diminuisce del 20% il tempo di costruzione delle varie componenti, quindi sarà disponibile il 3 ottobre, quindi fra pochi giorni. Questo è anche un investimento in vista anche della prossima stagione, chiaramente. Vediamo un po', siamo il 28 settembre e domani dovrebbe arrivare l'upgrade di motore e dopodomani quello di aerodinamica che arriverà sicuramente perché aveva già fallito una volta. Incrociamo le dita per il reparto motore, per l'upgrade del motore, vediamo se arriva. Sì, è arrivato, grande. E chiaramente anche quello di aerodinamica, visto che doveva arrivare. Molto bene, ecco qui Mick Schumacher il cui ritmo è aumentato di un punto dopo l'allenamento che ha fatto, quindi mi aspetto d'ora in poi di vedere un piccolissimo miglioramento da parte sua, qualche centesimino di secondo, mi aspetto che lo limi di qui a fine stagione. Sì, vedete le tute che abbiamo e questo cosa vi suggerisce? Vi suggerisce che la prossima gara si disputerà in Giappone, chiaramente tutta a tema Giappone per me e Mick, nella prossima gara, livrea no perché non c'è nessuna livrea assimilabile a qualcosa di giapponese,
Quindi questo è il nostro outfit in vista della prossima gara, sperando che ci porti bene. E niente, quindi penso proprio che sia arrivato il momento di salutarci e darci appuntamento alla prossima gara, una pista sulla carta ostica, sulla carta molto difficile perché almeno sul Fenon 2019, poi qui bisogna vedere, ma sul Fenon 2019 la IA in Giappone era veramente fortissima, quindi potrebbe essere una gara un po' come quella a Silverstone o in Francia, quelle gare lì brutte, proprio brutte, 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 dove non si cava un ragno dal buco, però staremo a vedere, dai, staremo a vedere, non si può mai dire, poi in Giappone potrebbe anche piovere, magari, non lo so, vedremo, inutile fasciarci la testa prima di rompercela, ci divertiremo a scoprirlo quindi nel prossimo video.